Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale parliamo della visita del Premier Conte a Vallo della Lucania. Se riparte il Sud, riparte l'Italia intera. Con questo spirito muoviamo e ci disponiamo a realizzare l'agenda di governo sul tema della coesione nazionale. Così il Presidente del Consiglio parlando ieri a Vallo della Lucania. Ascoltiamo. Benvenuti a tutti e grazie per questa accoglienza. È una giornata questa che vi ha costretto un poco a mettere da parte le vostre occupazioni e venire qui in occasione di questo incontro che è veramente ben organizzato. È un incontro che mi offre tanti spunti di riflessione, tanti elementi di riflessione, anche perché mi è stato presentato formalmente il manifesto del Mezzogiorno e desidero ringraziare, se mi permettete, proprio tra i primi ringraziamenti, uno lo rivolgo al senatore Castiello. Viabilità, infrastrutture, maggiori azioni per le aree interne e per arginare il fenomeno dello spopolamento, la carenza di personale presso il locale tribunale, la chiusura del Palazzo di Giustizia e del carcere di Sala Consilina. Sono 10 in tutto i punti del manifesto per il Mezzogiorno, sottoposto all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nell'incontro tenutosi ieri al Teatro Leo de Bernardinis di Vallo della Lucania, organizzato dalla Fondazione Grande Lucania Onlus, presieduta dal senatore del Movimento 5 Stelle, Franco Castiello. Una serie di richieste e proposte raccolte da Conte nel Cilento, raggiunto in ritardo rispetto all'ordine di marcia per la visita al reparto di pediatria del San Luca, condito dalle strette di mano di chi lo ha atteso dinanzi all'ospedale. Poi l'arrivo al gremito Auditorium Vallese. Ad attenderlo decine di sindaci cilentani, valdianesi e degli Alburni con la fascia tricolore, con l'inno di Mameli intonato dagli studenti del locale conservatorio. Presenti anche numerose autorità civili e militari, oltre ai vescovi Ciro Miniero e Antonio De Luca delle diocesi di Vallo della Lucania e Teggiano Policastro. I saluti istituzionali sono toccati al primo cittadino vallese Antonio Aloia. A seguire gli interventi del presidente dell'ente parco Tommaso Pellegrino, del presidente della Banca del Cilento Silvano Luci Bello e del vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, che ha chiesto al Premier un prossimo passaggio in Consiglio dei Ministri per certificare l'uscita della Campania dalla fase di commissariamento per la sanità. All'esterno anche una delegazione di operai della Treofan di Battipaglia che avevano invitato Conte a recarsi nella zona industriale battipagliese e lavoratori socialmente utili poi ricevuti a fine cerimonia dal Presidente del Consiglio. Beh, innanzitutto la mia presenza qui è la testimonianza della costante attenzione del governo a tutti i territori del sud, della penisola e del sud in particolare, anche alle zone un po' più dimenticate, perché diciamo la verità che il Cilento, Vallo di Diano non sono tra le zone, come dire, al centro dell'attenzione. E questo passaggio è anche non solo un segno di attenzione astratta, è un gesto anche di attenzione concreta. Ho richiamato tutte le misure che già abbiamo messo in cantiere in questa legge, in questa manovra economica. Ho anticipato anche alcune misure che confluiranno nel piano strutturale per il Sud, a cui sta lavorando il ministro Provenzano, che tra breve, tra qualche settimana, sarà pronto. Sono territori che devono essere, lo dico sempre, devono essere aiutati, ma non ci può essere la singola azione. È una strategia più complessiva che richiede un fare squadra, far sistema da parte di tutti, da parte del governo locale, da parte del governo nazionale. Dobbiamo saper spendere i soldi, non solo appostare. Diciamo, ci sono delle dotazioni finanziarie anche importanti, dobbiamo saperli spendere, dobbiamo spenderli con loro fianco a fianco, cercando di capire quali sono le misure migliori. Qui sicuramente occorre investire sul piano delle infrastrutture, perché dal punto di vista delle infrastrutture viarie, ferroviarie, effettivamente c'è molto da fare. Già ad esempio nei prossimi giorni vedrete anche con il ministro De Micheli stiamo lavorando per rinforzare in generale per il sud anche il piano, la rete ferroviaria. È un
manifesto del Mezzogiorno con 10 proposte per lo sviluppo delle aree a Vallo della Lucania è stato sottoscritto da 100 sindaci della provincia di Salerno e consegnato al Presidente del Consiglio Conte. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Grande Lucania, presieduta dal senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello. Le cose da fare sono tantissime, ma la gran parte delle cose le dobbiamo fare noi. Tocca a noi e alla classe dirigente locale di fare il proprio dovere, di fare sinergia e di passare dal modello ideale, tutte queste cose che ci siamo raccontate, di farle diventare azioni concrete, ovviamente con i fondi che debbono giungere per le priorità, e farle sulle cose serie e sulle cose concrete. Un territorio che è cresciuto, si è fatto già tanto e quindi dobbiamo continuare sul lavoro serio, rigoroso, e le cose miglioreranno. Un territorio unito che con tutte le nostre fasce stiamo rappresentando, con le facce e con le fasce, stiamo rappresentando oggi un territorio che va oltre i campanilismi. Infatti il messaggio che vogliamo lanciare è esattamente questo, cioè capire qual è l'impegno del governo, del Presidente Conte per il nostro territorio e farci trovare pronti per delle proposte unitarie, ecco, tutti quanti uniti. Poi io al Presidente Conte chiederò un impegno forte sul tema legato alla sburocratizzazione, che è un tema che soffoca le nostre famiglie, che crea non pochi problemi alla nostra gente e allontana i nostri ragazzi. E un plauso va fatto chiaramente al Senatore Castiello, che ha dimostrato ancora una volta amore e attaccamento per il territorio nel quale vive. Come se ne esce? Il problema è questo. Io penso che se ne esce se noi diamo più autonomia alle amministrazioni locali, più autonomia di spesa, se gli diamo un po' di disponibilità di somme da spendere liberamente per costruire qualcosa che crea occupazione, forse ne usciamo, altrimenti non c'è soluzione, perché se tutte le direttrici dell'economia vanno verso i grossi centri, verso la piana, è chiaro che non c'è motivo per restare in paese. Sicuramente abbiamo un elenco lunghissimo di criticità e problemi da affrontare, dallo spopolamento delle aree interne alla difficoltà di far fronte anche come piccoli enti locali alle esigenze legittime e minimali delle nostre comunità. Sulla criticità delle aree interne io credo che sia stata fatta un'analisi capillare da parte dei sindaci, degli amministratori del territorio. La necessità e la possibilità che si possa uscire da questa crisi passa attraverso lo stanziamento di risorse. È inutile che ci prendiamo in giro. Le strategie, le ipotesi di uscire da questa condizione di grande difficoltà che vive una parte fortemente stesa del territorio nazionale, in particolar modo del sud, passa attraverso lo stanziamento di risorse. Apprezzo molto l'iniziativa del Presidente Conte venendo qui oggi a Vallo, perché a lui possiamo rappresentare le problematiche dei nostri territori che, come ha detto lei prima, vanno dallo spopolamento e tante altre. E oggi siamo sindaci di frontiera, oggi fare sindaco soprattutto dell'area interna ci vuole un coraggio enorme, guidare dell'amministrazione, perché i fondi sono sempre di meno, non abbiamo più risorse soprattutto per la manutenzione dei territori, quindi oggi è veramente mortificante guidare una comunità. Avvicinare Agropoli a Napoli e all'aeroporto certamente è un obiettivo importante, ci sono dei progetti già avviati dalla regione per dei collegamenti diretti tra Agropoli e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ci sono naturalmente tante altre cose, ma la cosa più importante è certamente l'aeroporto di Ponte Cagnano. E torniamo in città, Salerno, un pacco sospetto in una cassetta di deposito stradale ha fatto scattare questa mattina l'allarme in via Diaz. Una chiamata al numero di emergenza ha fatto subito giungere i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Salerno, transennata l'area circostante provvedendo anche alla deviazione del traffico. Sul posto sono subito intervenuti gli artificieri che hanno iniziato gli accertamenti sul contenuto del pacco, un pacco sospetto di dimensioni medie, ben confezionato in una scatola con carta bianca e tanto di nastro adesivo da imballaggio. Un pacco lasciato in una cassetta che dovrebbe essere chiusa, ma che invece questa mattina aveva la porticina semiaperta che rendeva visibile il pacco. Un pacco che ha insospettito alcuni passanti che hanno subito segnalato ai carabinieri la presenza. Dai controlli è emerso che era un falso allarme, che si trattava di un pacco destinato ad un cittadino salernitano. Con
conteneva lampadine per presepi. Completate le operazioni, i carabinieri sono risaliti anche al mittente e al destinatario, consegnando il pacco a lui destinato. I poliziotti invece della squadra investigativa e della squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, nel corso di un'attività antidroga e di un servizio di osservazione presso un'abitazione in località Campolongo del comune di Eboli, da un'attenta ed incisiva perquisizione domiciliare alla ricerca proprio di droga, hanno ritrovato e sequestrato oltre 11 kg di marijuana suddivisa in varie buste di cello fanno occultate in quasi tutte le camere. Per questi motivi una donna di origine maghrebina di 38 anni, regolare e incensurata, è stata arrestata perché resa responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente e associata alla casa circondariale di Forni. La droga rinvenuta, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato alla donna e ai suoi complici un introito di circa 100.000 euro. A Sala Consilina un uomo ubriaco picchia la compagna incinta dinanzi ai bimbi e le ruba le scarpe. La donna riesce però a scappare scalza e a raggiungere la caserma dei carabinieri. Così i militari dell'arma hanno arrestato un 35enne di origini rumene per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto un 35enne di origini rumene per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. La vittima, una donna 32enne di origini rumene, si è presentata nella notte presso la caserma della compagnia valdianese, scalza e in stato di forte agitazione, riferendo ai militari di essere scappata di casa perché il proprio compagno, rientrato a casa ubriaco, aveva iniziato ad insultarle e a percuoterla con schiaffi e pugni al volto, impedendole di chiedere aiuto e minacciandola di morte. Solo successivamente, approfittando di un momento di distrazione del marito, la donna è riuscita a scappare per chiedere aiuto ai carabinieri, che le prestavano i primi soccorsi e l'accompagnavano per le prime cure al pronto soccorso dell'ospedale di Polla, dove le è stato riscontrato un trauma cranico ed una gravidanza conseguente ad un rapporto sessuale non desiderato. Le prime ricostruzioni dei militari parlano di episodi di violenza che si protraggono dall'inizio della convivenza, da circa 12 anni, con violenze perpetrate sia durante la gravidanza che dinanzi ai figli, tra l'altro minori di 10 anni della coppia. Continua dunque l'impegno quotidiano dell'arma dei carabinieri per la diffusione dei valori della legalità contro ogni forma di violenza e sopruso, soprattutto in tema di violenza contro le donne, di cui è ricorsa la giornata internazionale il 25 novembre scorso, in occasione della quale sono stati numerosi i convegni a cui ha partecipato tutto il personale del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno. Domani alle 18.30 scafati all'interno del Santuario della Madonna dei Bagni, alla presenza tra gli altri di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice, Vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore Sarno, nonché dei soprintendenti del territorio, del comandante del Nucleo Carabinieri e Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, il capitano Bartolo Taglietti e del tenente Gennaro Vitolo, comandante della tenenza dei carabinieri di Scafati, si svolgerà la cerimonia di riconsegna al ministro dei frati minori francescani della provincia salernitano-lucana, padre Giuseppe Iandorio, di due dipinti di olio su tela del XVIII secolo, sottratti nel settembre del 1994 dal santuario della Madonna dei Bagni. Si tratta di due frammenti raffiguranti puttini sezionati dalle grandi pale d'altare realizzati in onore di San Pasquale Bailon e di San Francesco di Paola. Il recupero scaturisce dall'esito di un controllo amministrativo eseguito all'interno di un esercizio antiquariale di Crotone, che ha portato anche al recupero di un altro dipinto oggetto di furto e di opere contraffatte di un noto autore contemporaneo. In particolare, nel corso delle attività sono state fotografate proprio all'interno dell'esercizio commerciale una serie di dipinti esposti per la vendita e poi raffigurati e confrontati con altre immagini. Ci spostiamo ora a Cava dei Tirreni perché arrivano novità per quel che riguarda il parcheggio di San Francesco, proprio alle porte della cittadina metelliana e in prossimità dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo, proprio per i dipendenti e i visitatori dell'ospedale ci saranno tariffe agevolate.
Tariffe ridotte negli orari di visita in ospedale per gli operatori sanitari in servizio al Santa Maria dell'Ulmo e per coloro che devono effettuare assistenza notturna ai degenti. E questa la decisione assunta dalla Giunta Comunale che nel corso della riunione di giovedì scorso ha stabilito le tariffe per il parcheggio Tolomei in località San Francesco. Dopo il via libera in Consiglio Comunale alla dichiarazione di preminente interesse pubblico al mantenimento dell'opera, l'amministrazione comunale, in seguito a diversi incontri avuti dal sindaco Servalli con le organizzazioni rappresentative del personale sanitario in servizio presso la struttura ospedaliera metelliana e tenendo conto delle esigenze rappresentate dall'utenza, ha messo nero su bianco le tariffe per la sosta nell'area di parcheggio che fu realizzata abusivamente dai frati francescani. Nello specifico, dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 21, per venire incontro alle esigenze di coloro che si recano in ospedale, si pagherà 50 centesimi l'ora, mentre dalle 13 alle 17 e dalle 21 alle 7 del giorno successivo, la tariffa che sarà applicata è di 1 euro l'ora. Per i dipendenti ospedalieri la tariffa invece è di 1,50 euro per l'intera durata della sosta, mentre per coloro che devono effettuare assistenza notturna ai degenti il costo della sosta notturna, ovvero per tutta la fascia oraria che va dalle 21 alle 8 del giorno successivo, sarà di 1 euro, previa esposizione di un apposito contrassegno che sarà rilasciato dal reparto. Al termine di un lungo e travagliato iter burocratico, il parcheggio sarà affidato alla Metellia, la società in-house del comune di Cava dei Tirreni che gestisce le aree di sosta sul territorio cavise. Nei prossimi giorni dovrebbero partire anche una serie di lavori per adeguare l'area alle normative vigenti e per mettere in pratica alcune prescrizioni dettate dalla sovrintendenza in sede di conferenza dei servizi, per mitigare l'impatto ambientale dell'opera. Fare la spesa per chi non può permetterselo, e questo è il senso della 23esima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che per l'intera giornata porta dinanzi ai supermercati della città, della provincia di Salerno, ma in tutta Italia, i volontari in pettorina gialla che invitano i cittadini a donare alimenti per i più bisognosi e le strutture caritatevoli per contribuire alla colletta alimentare. Noi questa mattina abbiamo fatto tappa dinanzi ad un supermercato del centro cittadino. Un gesto importante che fa la differenza per chi lo fa, chi lo riceve e chi fa volontariato, un gesto per imparare la carità. Così questa mattina i volontari, parte attiva della 23esima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che per l'intera giornata porta dinanzi ai supermercati i volontari pettorina gialla per invitare tutti i cittadini a compiere un gesto fondamentale che consente di recuperare cibo, alimenti a lunga conservazione destinati ai più bisognosi. Alimenti per l'infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, biscotti, sughi e pelati. Sono questi gli alimenti di cui necessitano maggiormente le strutture caritative che si rivolgono al Banco Alimentare, come ha precisato stamattina ai nostri microfoni il direttore del Banco Alimentare Roberto Tuorto, insieme ai volontari dinanzi ad un supermercato della città di Salerno. Allora, oggi giornata della colletta alimentare, un gesto di condivisione dei bisogni dei più poveri. Un gesto che facciamo innanzitutto per condividere appunto un bisogno immediato, qual è quello del cibo, sempre più urgente e diffuso. Ma è un gesto che, diciamo, soprattutto è importante per chi lo fa, sia come volontario sia come donatore. Cioè può diventare esperienza nel momento in cui capiamo che la legge della vita è la legge della carità, cioè una legge di gratuità e di riconoscenza e di gratitudine per ciò che ci è dato. Obbedendo a questa legge possiamo essere capaci di condividere con gli altri fratelli uomini i loro bisogni. Questo è sinteticamente il gesto della colletta alimentare, al quale gesto invitiamo tutti a partecipare anche donando un semplice pacco di pasta per imparare la carità. Molto semplicemente. E siamo qui coinvolti persone di tutte le età, di tutti i ceti sociali, anche persone che sono ospiti, ad esempio, di un centro di prima accoglienza a Piazza San Francesco presso i Padri Cappuccini. Sono loro che hanno detto immediatamente sì.
perché più di altri evidentemente intuiscono e capiscono il gesto, un gesto di gratuità e di accoglienza. Beh, sono loro la nostra forza in tutti i supermercati della Campania, sono 786 quest'anno, oltre 5.000 volontari, ma quello che è grande è questo spettacolo di volti, di amicizia, di persone che chiedono una cosa semplice, per un giorno di fare la spesa non solo per sé, ma anche per chi non può farla. Sembra un gesto semplicissimo, ma ho detto a loro, voi testimoniate una cosa importante in questo momento, che l'egoismo non vince nel nostro popolo. Siamo feriti, ma non siamo ancora morti. C'è ancora chi vuole avere una speranza e la vuole donare agli altri. Il Papa ci ha invitato ad allargare il nostro cuore insieme alle nostre braccia, a trovare nella parola accoglienza la verità della nostra vita, perché che cosa vogliamo noi dalla vita? Essere accolti, essere voluti bene. Se non lo facciamo con gli altri, come possiamo pretendere che sia vero per noi? E allora voglio dire, questa domanda è bella, ma allo stesso tempo per noi non ha proprio come dire, un motivo. La persona è la persona e non esiste davanti a questo nulla che possa, come dire, far chiudere le braccia e cambiare la nostra posizione umana di fronte a quello che vediamo ogni giorno, perché bisogna vedere ogni giorno i volti delle persone. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Si tiene domani al Teatro Comunale di Coperchia di Pellezzano la seconda iniziativa dell'edizione dell'iniziativa per pellezzanesi illustri organizzata dalla Proloco di Pellezzano, guidata da Luigi Carrella, per rendere omaggio ai cittadini nati nel centro della Valle dell'Irno che si sono distinti in diversi settori, dalla comunicazione all'economia. In un'intervista al presidente della Proloco e al la vice, scopriamo a chi verranno assegnati quest'anno i riconoscimenti della Proloco. L'intervista. È una semplice manifestazione che racconta pezzetti di storia del nostro territorio, con il racconto di vita di alcuni personaggi che hanno reso prestigio e lusso del nostro territorio. Possiamo anticipare chi saranno i premiati? Certamente, abbiamo la memoria, onoreremo la memoria di Carmine Longo, il nostro direttore sportivo famoso in tutta Italia per le sue qualità tecniche davvero professionali. Poi abbiamo il dottor Giuseppe Forte, che è stato il fondatore del gruppo IFRI, che veramente è una punta di diamante per quanto riguarda la sanità della provincia di Salerno e anche oltre. E in più abbiamo l'onore di premiare Elena Salzano, che la rivista Forbes Italia l'ha definita tra le 100 donne più influenti d'Italia, quindi veramente un personaggio che veramente ci onora e ci gratifica per la sua presenza. Pellezzanesi Illustri è solo una delle tante iniziative che sta vedendo attiva la Proloco di Pellezzano, quali saranno le altre? Premesso che alle spalle abbiamo lasciato con l'apertura e l'inaugurazione del bicentenario del comune di Pellezzano, che avrà una durata lungo tutto l'anno, il primo consiglio comunale istituito il 18 novembre del 1818, rappresentato dai ragazzi dell'istituto comprensivo Antonietta Genovesi, ci apprestiamo dopo Pellezzanesi Illustri a calendarizzare altri eventi, tra cui il 19 dicembre con la Fondazione Gambardella, Natale Sosteniamo la Gioia, di concerto con l'amministrazione comunale e con Movement Dance della maestra Sonia Saggese, dove con i ragazzi della fondazione daremo vita ad una giornata di gioia attraverso balli, canti ed una tombolata. Ed ora, come di consueto, è il momento di sfogliare insieme la nostra rubrica, la pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Frozen 2, il segreto di Arendelle della Walt Disney, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro, il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 2204 89 www.cineteatrosandemetrio.it.
Doppio appuntamento questo fine settimana al Teatro San Paolo di Via Tevere a Ponte Cagnano per la rassegna di teatro comico Una risata allunga la vita, giunta alla sua seconda edizione, organizzata dalla compagnia Edutipe. Sabato 30 novembre alle 20.45 e domenica alle 19.30 la compagnia Teatro Mio mette in scena Chi non muore si rivede per la regia di Bruno Alvino. Biglietto 10 euro, per informazioni 334 25 98 567. Si festeggia al centro commerciale Le Cotoniere di Fratte sabato 7 dicembre, pomeriggio di festa in occasione del terzo anniversario dalla nascita del centro commerciale di Via dei Greci, il taglio della torta gigante ed ospiti speciali Tosca d'Aquino e Fabio Fulco. Tante novità imperdibili e tanto divertimento. Centro commerciale Le Cotoniere di Fratte in Via dei Greci. Natale all'insegna della famiglia, delle tradizioni e della solidarietà, quello in programma fino al 19 gennaio a Baronissi per la sesta edizione di Luci dell'Irno, Costellazioni Infinite, promossa dal Comune di Baronissi e cofinanziata dal Poco Turismo Campanio. Novità di grande suggestione, l'installazione del presepe dipinto del maestro Carotenuto in Villa Comunale, sempre visitabile. Fitto il programma di eventi con oltre 30 spettacoli in aula consiliare a Palazzo di Città, nelle chiese e in tutte le frazioni. Presepi viventi dal 7 al 21 dicembre, laboratori presepi. Piali. Si parte il 30 novembre con le luci e il presepe e festa alle 18 in Piazza della Repubblica, Villa Comunale, Corso Garibaldi. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Giornata di gara casalinga alla Ricchi per la Salernitana, ma ne parliamo tra pochissimo nella pagina dello sport, non prima però di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Ortofrutta, salumeria, gastronomia, macelleria. È un vasto assortimento di prodotti bio, senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Grande concorso Todis! Dall'11 novembre all'8 dicembre, ogni 20 euro di spesa ricevi alle casse un biglietto gratta e vinci e puoi vincere subito buoni sconto da 5 a 20 euro. Inoltre, partecipi alla maxi estrazione finale di grandi premi, puoi vincere una Smart. E fino al 1 dicembre, arance Navel 2 kg 1,50 euro a rete, spalla di agnello 6,90 euro al chilo, spec del Cadore 99 centesimi letto. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo ora alla Serie C, la Cavese si prepara a ricevere la visita del Bisceglie, reduce da due vittorie di fila, la squadra di Campilongo punta al tris di successi per dare l'assalto alla zona playoff. Sentiamo. Io direi anche del 10 la prova, non del 9, perché questa è una buona squadra, è una squadra che ha dei giocatori bravi, avanti sono forti fisicamente, questa è una partita piena di insidie, per cui la dobbiamo affrontare con una certa determinazione, con una certa cattiveria, con una certa compattezza. Questa è la squadra? Squadra bene, quindi su questo aspetto non mi preoccupa, anzi, e sanno l'importanza di questa gara. Noi abbiamo tracciato adesso un percorso, no? Su questo percorso dobbiamo costruire il nostro futuro. Non ci possiamo, ho parlato con i ragazzi, ho detto su questo percorso bisogna tracciare la nostra forza, il nostro futuro, e non ci possiamo permettere di,
sbagliare sentiero, perché appena lo sbagliamo usciamo con le ossa rotte. Lo ripeto, dobbiamo essere feroci in mezzo al campo. Se noi non siamo feroci non possiamo permetterci di andare a fare una partita in questo momento. Cioè, nel senso che noi abbiamo la qualità, però in questo campionato oltre alla qualità bisogna avere queste attitudini e queste caratteristiche. Perché è un campionato duro, tosto e nessuno ti regala niente. E domani il Bisceglie sicuramente verrà a fare una grande prestazione. E la Paganese cerca conferme e continuità sul piano del gioco e dei risultati. Azzurro Stellati impegnati a Caserta in un derby che promette spettacolo e mette in palio punti pesanti per le due squadre. Ma voglio risposte coraggiose, risposte di coraggio, risposte di una squadra che vuole andarsela a giocare fino alla fine contro una squadra solida, una squadra esperta, composta da giocatori di qualità. Ma voglio vedere una squadra che faccia quel qualcosa in più, che vada anche a interrompere un trend in trasferta che ci vede, secondo me, al di sotto delle nostre possibilità, e perché abbiamo mostrato in vari campi di poter essere protagonisti, ma non l'abbiamo fatto fino in fondo, anche su campi che in partenza potevano essere anche proibitivi, ma la squadra in parte ha fatto delle risposte, e quindi bisogna mettere più continuità nei 90 minuti e mi aspetto già da domani una prova in questo senso. Squadra ben allenata, squadra solida, squadra che ha in tutte le parti giocatori esperti di qualità, quindi una squadra di tutto rispetto, e quindi sarà un banco di prova, un test importante per noi, che vogliamo affrontarlo misurandoci contro un avversario che, se non sbaglio, non ho mai perso in casa. Quindi sappiamo che è un campo difficile, ma vogliamo avere quel coraggio giusto che ci deve portare a compiere qualcosa che può essere anche considerato un'impresa. La Givovasca Fati intanto si prepara al match di Torino. La squadra di Perdichizzi, priva dell'infortunato Contento, va a caccia di un altro successo esterno. Sentiamo. Sì, sicuramente la vittoria di Casale ci dà grande, grande fiducia in quello che stiamo facendo, ma la squadra già aveva dimostrato anche con Capodorlando, con l'Eurobasket, per certi versi anche con Rieti, seppur abbiamo sbagliato tantissimi delibere e tanti tiri aperte da tre punti, che eravamo in crescita. A Casale diciamo che abbiamo giocato 40 minuti di ottima pallacanestro, stando concentrati su quelle che sono le nostre regole, cercando di uscire quanto meno possibile fuori dai giochi e portando via una vittoria importantissima, perché Casale era da 10 partite che non perdeva in casa, e soprattutto una vittoria che da morale anche in previsione di una trasferta molto insidiosa a Torino, altrettanto importante come quella di Scafati, contro una delle squadre, se non la squadra più forte dell'intero girone, che mira senza mezzi termini a tornare in A1, e a noi questo deve dare grande motivazione, perché si giocherà davanti a una squadra forte, davanti a tanta gente. Sono partite che tutti vorrebbero giocare, appunto devono dare grandi motivazioni per fare bene, per stare concentrate sul pezzo per altri 40 minuti. Sicuramente Torino è una squadra costruita per andare fino in fondo, lunga. Restringere il discorso su pochi giocatori sarebbe molto riduttivo e sarebbe anche poi difficile da far passare come messaggio verso la mia squadra. Sicuramente Torino ha nei due americani, Pinkins e Marks, due punti di riferimento, però gli italiani sono di assoluto valore: Campani, Alibegovic, Cappelletti, Traini, Toscano, Diop, sono giocatori che hanno fatto bene, tanti di essi anche in A1, e quindi rendono Torino appunto una delle favorite a salto di categoria e sicuramente la squadra attualmente più attrezzata del girone.
E con il basket si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso ci rivediamo alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.